Ricordo dello Stato è un tassello dell'opera di Scott, che dagli anni 70 lavora sulla dialettica tra accentramento di potere negli stati e nel grande capitale e la resistenza delle comunità rurali, tendenzialmente, ma non solo rurali. E in questo percorso intellettuale dedica in questo testo particolare attenzione allo Stato e l'opera di Scott è molto innovatrice perché propone un'analisi dello Stato che si fonda sul concetto di leggibilità, ovvero su come lo Stato riesce a rendere leggibile il tessuto sociale, cioè quello che sta in basso, cioè le nostre esistenze fondamentalmente. E questo richiede un processo di grande semplificazione di tutte le nostre esistenze per essere lette dallo Stato, fondamentalmente attraverso processi che sono burocratici e che permettono di convogliare verso l'altro, cioè verso le istituzioni politiche e burocratiche, i dati rispetto alla nostra esistenza. E questo Scott lo fa applicandolo per esempio ai nostri cognomi. I cognomi vengono standardizzati e resi leggibili, quindi c'è una certezza di identificazione di chi sono le persone che non c'era prima di questa affermazione statale, che tendenzialmente si data a partire dal 600, ci cominciasse questo processo che poi raggiunge la sua piena maturazione nel 900. I cognomi, i pesi, le misure, ma anche le città vengono trasformate per essere leggibili da un punto di vista statale, nel senso che non ci possono essere più quartieri diciamo poco leggibili, devono essere tutti quanti codificati. E quindi Scott ci porta attraverso un'attenta e dettagliata analisi di vari ambiti su come lo Stato acquisisce sempre più dati sul tessuto sociale. E questa acquisizione di dati è finalizzata ad una pianificazione di grande scala. Gli Stati fondamentalmente, soprattutto poi nel Novecento, riescono a produrre queste politiche che dovrebbero andare a impattare sull'intera popolazione. E questo contrasta, e questa forse è la parte più interessante dell'opera di Scott, con quella che Scott chiama metis, cioè se lo Stato ha un interesse a semplificare, pianificare e imporre le proprie decisioni sul tessuto sociale, sulla gente, la metis è esattamente il contrario. La metis è un sapere che invece di essere burocratico, un sapere applicato, contestuale e particolare, cioè delle persone che vivono in particolari zone, che riguarda il saper fare, cioè riguarda fondamentalmente quello che l'umanità può mettere in campo in maniera specifica in certe zone per riuscire a sopravvivere. E questi qua sono proprio i saperi che lo Stato vorrebbe cancellare attraverso quest'opera di centralizzazione del potere e che invece, ci mostra Scott, permangono. Anzi, dice Scott, le grandi opere di pianificazione statale riescono a sopravvivere proprio perché la gente poi non è suddita di queste opere, ma riesce ad avere un suo protagonismo proprio nella gestione della metis. E poi il libro si conclude portando il discorso di leggibilità statale al giorno d'oggi e vedere come l'informatica e la telematica poi vanno ad aumentare ulteriormente la possibilità dello Stato di leggere non solo grandi dati, ma anche poi le esperienze di ciascuno di noi. Ogni volta che noi ci muoviamo e lasciamo una traccia informatica, questa diventa poi un dato che lo Stato e il capitale possono usare per governarci fondamentalmente.